E che in Campania ormai è sceso in piazza un popolo, non dico è per forza qua, oggi siamo qua, il 4 ottobre ad Aversa, a Orte eravamo 50.000, ma poi a Casalnuovo, a Casale, a Giuliano, a Nola, ma ormai è il nostro popolo campano, non è più un comitato, capite? Si vede, questo ormai lo hanno compreso tutti, anche i nostri politici, non è più un comitato o un altro comitato, è il nostro popolo campano. E fare finta di non vedere adesso diventa, per chi crede, diventa veramente un peccato di sacrilegio, ma anche per chi non crede diventa un qualcosa di cui dovranno dare conto alla storia. Io penso che i nostri figli non ci perdoneranno questo scempio. Guarda, quando ero bambino io si andavano nelle campagne per rubare le mele, per rubare l'uva, però si lasciavano le piante, si lasciava il terreno. Questi hanno rubato l'uva, le piante e anche il terreno per il futuro. Noi nel giro di pochi decenni lasceremo questo mondo, ma i bambini che nascono oggi, i bambini che nasceranno da chi nasce oggi, era normale che noi rubassimo a loro quello che gli spettava per diritto. Allora nessuna polemica, oggi ci sono tutti, ci siamo tutti. Io ho scritto un articolo ieri che è stato pubblicato su Avvenire, in cui ho detto tutti sono i benvenuti, però se c'è sta qualcuno che ha idee di violenza, di altre cose, noi vogliamo combattere questa battaglia, veramente una battaglia, la vogliamo combattere fino in fondo, ma con l'intelligenza e la volontà, con la disperazione, lo sdegno, con la speranza e, per chi crede, anche con la preghiera. Vogliamo stare accanto a chi soffre, vogliamo dare speranza ai giovani, ci vogliamo mettere in prima fila, costi quello che costi, rischiamo qualche cosa, mettiamo in conto tutto, già è stato messo in conto tutto, però una cosa è certa, nostra madre, la nostra terra campana non può morire, è moribonda ma non è morta, e soffre, langue, ma non è morta ancora, e noi dobbiamo richiamarla in vita, dobbiamo rianimare questa terra bella, questa terra fantastica, questa terra che in questo momento è ferita e noi la dobbiamo rianimare. Tutti quanti insieme io penso che ci riusciamo. I vescovi dell'Italia intera, che attraverso il loro giornale, con Pino Ciociola qua, hanno dato non già voce a un popolo massacrato, ma stanno camminando per raggiungere la verità che non è l'inceneritore o il rifiuto urbano, ma come oggi hanno scritto meravigliosamente, quel buco infinito dei rifiuti speciali che non si controlla a sufficienza in Italia e in Europa. La bonifica non si può fare in questo territorio, ci vuole la mappatura dei terreni che si possono coltivare, è inutile che ci prendano in giro, questi soldi della bonifica chi li dovrà gestire? E soprattutto i rifiuti, ora dove li portano? Dove cazzo li portano? Vogliamo fare un minuto di silenzio, per cortesia, per loro,
ricordiamole questi morti, siamo una piazza così affollata, però possiamo fare silenzio tutti quanti e abbassare il capo, hanno pagato anche per noi. E vogliamo ricordare i bambini ricoverati al Posillipon questa sera, al Santo Bono, gli ammalati che abbiamo nelle nostre case. Non c'è una casa dove non c'è un ammalato di cancro, anzi più di uno, a cominciare dalla mia. Siamo veramente stanchi, questo popolo sotto la pioggia battente, migliaia di persone, di giovani, stanno a dire al di là delle parole che siamo un popolo di disperati. Lo diciamo innanzitutto al nostro Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Napoletano come noi. Lo diciamo a lui perché un mese fa, nel giorno delle quattro giornate, è venuto a Napoli a commemorare i nostri padri che scacciarono l'invasore, buttarono a calci nel sedere fuori l'invasore. E io ebbi modo di dirgli: Presidente, guardi che i nostri eroi non sono morti, i figli di quegli eroi stanno ancora qua in mezzo a noi. Ed ebbi modo di dire ieri sera: sono stato a Casal di Principe, dove migliaia di giovani, come questa sera, anche se in forma minore, hanno sfilato per le piazze. A Casal di Principe, non a Tarvisio, non a Fucecchio, a Casal di Principe. Però gli dissi: Presidente, c'era un giovane che portava un cartello che mi ha spaventato. E lui mi ha detto: che cosa c'era scritto? C'era scritto: la camorra ordina, lo Stato esegue. Questo mi ha fatto paura. E allora questo non deve accadere più, ma non accadrà una sola condizione: se lo Stato riprenderà ad essere nostro padre che si cura dei suoi figli. Noi ancora ci crediamo! Negli ultimi due anni si sono contate milioni di persone nelle strade di quasi tutti i comuni dell'area, che va dal Vesuvio al Volturno e oltre. Abbiamo dimostrato che c'è in Campania una lotta che denuncia, si impegna, che sogna un altro territorio libero dalla camorra, dai poteri illegittimi, da chi vuole decidere sulle nostre teste, da chi vuole scegliere i nostri destini, il nostro futuro. Siamo stati in grado di riprenderci le strade, le piazze, la parola, con un'azione di presenza e di resistenza che si oppone